L'occasione della serata però è anche quella di parlare per una volta, se si riesce, senza retorica, però di quella generazione che, di cui non parla mai la politica italiana, e capire che cosa possiamo dire. Noi, per introdurti, abbiamo fatto una campagna che aveva al centro alcuni temi che potremmo chiamare il futuro: precari, che non devono esserlo più, le rinnovabili, che dovrebbero invece del nucleare, l'idea magari che si possa anche fare cultura in una regione, si possa fare musica, spettacolo, si possa promuovere la letteratura, si possa rompere lo schema un po' ignorante, no? Perché mai ci hanno spiegato che bisogna essere delle, un po' delle bestie, perché la politica è brutta, deve parlare di cose concrete che poi non si capisce bene se lo sono. Quale messaggio si può dare? La politica italiana non è in un momento folgorante, non è al massimo delle sue possibilità, però nello stesso tempo forse c'è qualcuno che cerca di farla in un modo ancora... Non ci abbiamo Obama, però... Io arrivo da una regione che è relativamente fortunata rispetto all'argomento, perché io sono torinese, in una città nella quale ha governato, direi, più che bene un sindaco che ha avuto un discreto, insomma, consenso, e devo dire anche una regione che ha contribuito a un sacco di eventi. Non a caso Torino è stata negli ultimi anni la città più paragonata con le capitali europee della cultura, quindi da Berlino piuttosto che Manchester in un periodo precedente, Londra e quant'altro. Torino in questi anni è diventata la capitale della cultura italiana. Ora, non è roba da poco. Capitale della cultura italiana vuol dire che regione, provincia e comune hanno finanziato un sacco di cose meravigliose, tra cui il Traffic Festival, che è uno dei festival di musica elettronica e non solo più bello che ci sia in Italia allo stato attuale delle cose, è gratuito, coinvolge tutta la città. C'è il Club to Club invece, che è dedicato solamente alla musica elettronica, che coinvolge la città intera, più altre capitali europee, ci sono moltissime mostre, c'era la Reggia di Venaria, c'è un'università che insomma ha portato tanti ragazzi, e qui c'è il nodo comunque, è una città che alla fine ha la sua movida. Ho cominciato a girare l'Italia, per mia grande fortuna e grande privilegio, intorno alla metà degli anni 90. Ed era davvero un'altra Italia. Già solamente per, come dire, il range d'età che abbiamo noi, o meglio che avete voi, era un posto nel quale c'erano tantissimi locali, dove i ragazzi, c'erano città meravigliose come Bologna, Catania, Firenze, che erano ancora assolutamente vive. Adesso, a distanza di 15 anni, ripasso in queste città e vedo veramente la morte civile, c'è veramente fatica, e quindi non posso non associare, voglio dire, il ventennio con quello che sta succedendo. È stato un lungo declino che in qualche modo bisogna fermare, e l'esempio di Bologna è questo esempio. Durante gli anni 80 e i primi anni 90 era una città meravigliosa, adesso quando vai, come si dice, proprio senti bad vibes nella maniera più assoluta, è una città diventata veramente invivibile. Stessa cosa Catania. Catania ha avuto un... mi ricordo, perché io il primo concerto che ho fatto a Catania mi sembrava di stare veramente a New York. È un po' deprimente essere italiani in questo momento, cioè noi siamo orgogliosi, ci piace, eccetera, la retorica della bandiera, l'inno nazionale, i mondiali da giocare, eccetera, però manca forse l'orgoglio di esserlo in un modo un po' più consapevole, più seri dal punto di vista del rispetto della Costituzione, delle regole, ma anche della dignità delle persone, perché pensate a come trattiamo gli stranieri, no? È il paese più arretrato del mondo, del mondo occidentale da questo punto di vista, e poi forse non abbiamo neanche cura delle cose belle che abbiamo sempre saputo fare, no? Cioè, tu parlavi di Torino, Milano è una città che si è trasformata, no? Rispetto, mi sembra di essere mio nonno, perché io quando andavo all'università Milano era più bella di adesso, era una città più aperta, c'erano più cose da fare. Adesso mi sembra un cliché, no? Mi sembra una... è un po' così il paese è diventato il paese in cui quelli che sono più furbi degli altri hanno qualche chance in più, è diventato il paese che si approfitta del lavoro nero di qualcuno che ha pochi diritti, no? No? E non gli si dice neanche che potrebbe ribellare. Ribellatevi voi, se lavorate dietro un bancone in un call center, ribellatevi, perché questa è una condizione di inaccettabile, no? L'hanno fatto il 68 per molto meno.
ho pensato, insomma, mi sarebbe piaciuta e mi piacerebbe più avanti creare una sorta di osservatorio che, monitorando la notte attraverso proprio l'orologio, quindi gli orari a partire dall'aperitivo fino ad arrivare alla colazione post party, come si dice, racconti un po' tutti i problemi che hanno i ragazzi, ma anche tanti dei problemi che ci sono in Italia, quindi a partire dalla tossicodipendenza legata comunque allo spaccio delle sostanze stupefacenti, perché molto spesso si dimentica di dire che scassarsi non equivale solamente a rovinare la propria vita, ma a finanziare con 60 miliardi di euro all'anno la criminalità organizzata. Questa è la nostra sfida, e però è bello perché la facciamo insieme, e vorrei aprire un po' le porte, fare delle cose magari insieme a tanti altri giovani e meno giovani in questo paese, che spalanchino un po', facciano entrare un po' d'aria fresca in questo dibattito un po' stanco, triste, un po' sfigato.